this poison weevil tries to get in my soul. Buonasera. Rieccoci con la rassegna Pillole d'Ambiente, in diretta streaming sul web, Radio Science, su YouTube, Facebook ed il blog di Brenta Sicuro. Ogni giovedì alle ore 21, videoconferenze sui temi ambientali organizzate dal Forum regionale per i contratti di fiume del Veneto e dall'associazione Brenta Sicuro. Continuiamo a sperimentare in forma digitale, viste le attuali limitazioni di contatto fisico. Gli abituali ringraziamenti, grazie a Rosario Moreno che ci ospita su Radio Science e su una serie di canali web e per i suoi preziosi insegnamenti tecnici. Grazie al gruppo musicale di Five Place che ci hanno creato e donato la canzone d'apertura Dirty River, Fiumi Sporchi, una sorta di monito ad invito ad occuparci sempre di più del nostro ambiente e dei nostri corsi d'acqua purtroppo spesso bistrattati. Un grande ringraziamento ad Alessandro Pattaro, fondatore di IDA Ingegneria, laureato in ingegnere civile idraulica ed ingegneria per l'ambiente e il territorio, divulgatore scientifico ed animatore di contratti di fiume e di piani delle acque in Veneto ed in Italia, facendo conoscere le buone pratiche grazie a collaborazioni di alto prestigio con il professor Luigi Dalpaus, il professor Massimo Bastiani, il dottor Luca Mercalli e tanti altri. Alessandro Pattaro è da tempo nostro compagno di viaggio e partner in questa nuova e speriamo interessante iniziativa. Chi è Brenta Sicuro? È un'associazione che da circa 10 anni ha al cuore il tema del rischio idrogeologico. Organizzando conferenze siamo i massimi esperti del settore con cittadini ed istituzioni, con mozioni sulle manutenzioni dei nostri corsi d'acqua ed il necessario completamento dell'idrovia Padova Mare. Coinvolgendo oltre 50 amministrazioni comunali, ha promosso anche raccolta di firme, organizzato manifestazioni, alcune anche veramente importanti. Ha condiviso con 15 protezioni civili indagini fotografiche e filmate sulle criticità dei fiumi Brenta e Bacchiglione, che sono state poi recepite dall'autorità di bacino della regione, contribuendo a innalzare il livello di rischio dei nostri territori. Ha partecipato recentemente all'indagine internazionale sulla qualità delle acque dei nostri fiumi, promossa dall'Università olandese di Delft. Anche l'attività di pulizia e rispetto delle alginature dei nostri corsi d'acqua, con oltre 100 azioni in 30 diversi comuni, è diventata da qualche anno importante attività dell'associazione. Questa sera siamo con Pino Sartori, al nostro Alessandro Pattaro il compito di presentarlo e dialogare con lui. Ricordo un'ultima cosa, che è possibile attraverso Facebook, YouTube e il blog Brenta Sicuro porre domande scritte al nostro ospite. Prego Alessandro. Buonasera, buonasera a tutti, anch'io ringrazio, ma non mi dilungo, ecco, perché altrimenti rubiamo spazio alla trasmissione che ha un suo ritmo, diciamo così, ecco, sprint dinamico. Ma ringrazio naturalmente soprattutto Giuseppe Sartori, per gli amici Pino, che questa sera è con noi e questa sera farà un breve webinar, ecco, un seminario in diretta streaming e il tema che ci illustrerà sempre brevemente in maniera didascalica e in modo, come dire, divulgativo, ecco, accessibile a tutti, il tema che tratterà Pino Sartori è quello della ecologia fluviale e della sicurezza idraulica. Allora, io conosco Pino da tanto tempo, abbiamo condiviso insieme qualche battaglia ambientalista. Pino Sartori è un biologo e ha lavorato a lungo, ecco, nel Consiglio regionale del Veneto e si è occupato delle pubblicazioni scientifiche, ecco, per il Consiglio regionale del Veneto. È vicepresidente dell'associazione ambientalista La Salsola per la salvaguardia della laguna di Venezia, spero di aver detto per esteso quasi tutta, ecco, l'esatta definizione della Salsola, ecco, ed è anche portavoce del Forum per il contratto di fiume Marzenego e per esteso potremmo dire, ecco, un po' per i contratti di fiume del Veneto. E vorrei ricordare che anche oggi
ogni giorno, diciamo così, ecco, è un giorno buono per ricordare le battaglie fatte perché venisse attivato i processi diciamo, di democrazia partecipativa dei contratti di fiume per il miglioramento delle componenti ambientali dei fiumi e per contrastare gli effetti della crisi climatica e della biodiversità, che sono forse fra i pochi strumenti che possono già agire adesso, attivi, ecco, per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, e che proprio oggi, insomma, in questi giorni ricordiamo, no, che giusto il 18 maggio del 2013 lanciavamo questa OPA, quindi 7 anni fa, sui contratti di fiume, ed esiste ancora adesso, e circola, una bellissima intervista di Fabrizio Salbeo, di Pino Sartori, fatta da Massimo Bonella, che è collaboratore anche di Radio Saiuz e di Rosario Moreno. E poi ricordiamo appunto che poi via via ogni giorno, il 30 maggio 2015, ricordavamo anche la bellissima assemblea plenaria, ecco, dei forum per i contratti di fiume. Adesso, non per essere autocelebrativi, ma insomma per dire che ogni giorno ci ricorda la battaglia che è come questo cimento, ecco, e la volontà, ecco, di perseguire attraverso questi strumenti dei processi di democrazia partecipativa di dare dignità a un bene collettivo che è quello dei fiumi e che, dicevamo anche qualche giorno fa, meriterebbe forse in qualche modo non solo di riconoscere la dignità, ma che venisse anche conferita una dignità, una sua, come dire, una sua identità, una sua personalità giuridica. Ma di questo parleremo con, diciamo, in cui il fiume, ecco, in qualche modo come ecosistema complesso, venisse riconosciuto anche dei diritti. Ma questo ne parliamo, è un'idea che abbiamo avuto anche con Pino Sartori, al quale, ecco, appunto, do subito la parola per illustrarci il tema di questa sera, quindi ecologia fluviale e sicurezza idraulica. Grazie, Pino. Buonasera a tutti. Sono online, credo. Ci sentiamo. Bene. Ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori di questa serata e ricordo a tutti gli ascoltatori che possono seguire questa mia piccola chiacchierata, breve chiacchierata, anche sfogliando una pagina del sito La Saisola, dove appunto c'è questa breve dispensetta riguardante la qualità delle acque e la diversità biologica del fiume Marzenego, ma è l'occasione per parlare appunto dell'ecologia fluviale. Io nel mio lavoro, in tanti anni di lavoro, spesso ho avuto a che fare con ingegneri idraulici e soprattutto negli anni 80 ho avuto l'impressione che per formazione culturale l'ingegnere veda istintivamente i corsi d'acqua come delle risorse economiche da sfruttare, come a fini energetici o irrigui o industriali, o tutto al più come indisciplinati apportatori di calamità da sottoporre a rigida regimazione. Però devo dire anche che dagli anni 80 in poi, soprattutto anche per opera di allora di qualche importante personaggio che ha rivoluzionato la legislazione nazionale, io mi riferisco a Passino, per esempio, che è stato direttore generale dell'autorità del Po e che ha praticamente inventato la legge 183, questa opinione sull'ingegnere è un po' modificata. Mentre rispetto al fiume, il punto di vista del biologo, pur partendo dalla consapevolezza che i biologi trattano con una dimensione micro, no? Al microscopio appunto, però nella pianificazione territoriale ci si deve comunque confrontare con la dimensione macro, soprattutto perché il tema dei fiumi è un tema con problematiche intersettoriali. Quello che gli ingegneri cercavano di eliminare in un fiume, le irregolarità della morfologia fluviale, la sinuosità del tracciato, le isole fluviali, la vegetazione alveale ripari, cioè tutti quegli elementi che conferiscono al fiume
la propria individualità erano considerati dall'ingegnere come un disordine idraulico o tutt'al più fastidiosi elementi di complicazione dei calcoli che dovevano fare per trovare gli elementi o i progetti di sicurezza per i fiumi. Vi chiedo adesso di visionare in quell'articolo che vi segnalavo la prima foto, anzi chiedo anche agli organizzatori di postarla in maniera che sia evidente, per farvi capire qual era l'opinione dei fiumi da parte dell'ingegnere in quegli anni, dagli anni 70 in poi. Si tratta, quella figura numero uno, del fiume Sangro, che fu un caso proprio nazionale, no? E le successive figure, no? Dove vedete la figura 1, vedete il fiume Sangro a monte del ponte di Villa Scotrone, no? È il fiume che scende dal Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi è un fiume importantissimo per la qualità delle acque, lì pensateci via la lontra. Ecco, questa è la prima figura, vedete il fiume nello stato naturale. Dallo stesso ponte, girando verso valle, vedete nella figura 2 come era stato ridotto il corso del fiume, come era stato regimentato, con due piccoli, con arginature in cemento armato a destra e a sinistra, e con delle lanche assolutamente artificializzate. Ancora meglio si vede nella figura numero 3. E poi a riprova generale, vedete nella foto aerea, la numero 4, vedete il punto in cui il fiume nel suo aspetto naturale si trasforma nel percorso regimentato. Quindi il modello ideale secondo il biologo, l'ecologo, chiamatelo voi, idrobiologo, è quello inventato dalla natura o realizzato dalla natura, dove appunto la forma geometrica, l'ordine e la regolarità sono eccezioni rarissime, quasi impensabili. Proprio quel disordine idraulico, che propriamente i biologi chiamano diversità ambientale, riveste invece una straordinaria importanza per la funzionalità degli ecosistemi fluviali. Adesso andiamo a capire il perché. Nella successiva immagine numero 5 ho messo un piccolo disegno di un percorso ideale, non so se si riesce a vedere bene, del fiume, di un fiume montano in questo caso, che scende appunto dalla montagna, attraversa ecosistemi diversi, dal bosco, dalla parte dei boschi collinari, e poi entra nella pianura. Così. In realtà il corso d'acqua, questo lo dimostra anche nel disegno, non è un ecosistema unico, è una successione di ecosistemi. Dalla sorgente alla foce, infatti variano tutti i parametri ambientali, la temperatura, l'illuminazione, la pendenza, la velocità della corrente, la granulometria del substrato, i componenti nutrienti, la sostanza organica che arriva al fiume e via dicendo. E quindi la grande variabilità di questi parametri cosa conferisce al fiume in ogni suo piccolo transetto, conferisce una enorme diversità. Voi pensate, per esempio, dalla sorgente in poi, l'acqua che sgorga la sorgente è priva a pochissimi sali, a pochissime sostanze nutrienti. Man mano che scende, ovviamente, le relazioni con l'ambiente che lo affianca, apportano al fiume sostanze organiche, sali, minerali e così via, cambia la componente ambientale
che lo contraddistingue in ogni singolo punto. Il nostro fiume invece, qui per esempio questo sarebbe il caso del Brenta, che è un fiume che scende dai monti. Spesso noi invece ci siamo occupati del fiume Marzenico, che è un fiume di risorgiva. È un po' diverso, è manchevole, diciamo, della parte montana, però anche lui nel suo corso attraversa ambienti diversi, e ad ogni varietà di ambiente ci sono delle sorprendenti specializzazioni, tanto che noi potremmo verificare la qualità delle acque anche proprio misurando la presenza di delle componenti vitali che ci sono sul fiume, sia vegetali che animali, e che sono messe in una cosiddetta successione longitudinale dei popolamenti acquatici. Più alta è la variabilità delle superfici di contatto con l'acqua, più alta è la possibilità di insediamento di tanti microrganismi, da microrganismi visibili solo al microscopio, come per esempio alghe, rottiferi e via dicendo, altri piccoli animali, fino alla presenza di animali più visibili. Ecco, nella successiva immagine, la numero 6, potete vedere le migliaia, miriadi direi, di animaletti che si depositano sulle superfici delle piante, dei sassi che sono presenti nel fiume, e che quindi si nutrono delle sostanze organiche che si sono presenti disciolte in acqua. Quelle stesse presenze biologiche, no? Che vedete in questa immagine, ci sono rottiferi, vermi, amebe, ciliati, sessili e vari altri animaletti, sono gli stessi che noi troviamo per esempio nei fanghi attivi di un depuratore. Anzi, siamo stati noi come abbiamo ingegnerizzato il meccanismo che abbiamo verificato in natura e l'abbiamo portato dentro i depuratori per abbattere la sostanza organica che entra nel depuratore dalle fognature e dalle zone urbane, diciamo. E quindi il fiume è un silenzioso ma efficientissimo depuratore naturale. Questi piccoli microrganismi sono aiutati nel degrado della sostanza organica che arriva al fiume da altri animali, questi anche visibili ad occhio nudo, che noi chiamiamo macroinvertebrati. E sono tutta una serie di animaletti che vedete, per esempio alcuni citati nella immagine successiva alla 07, che prego di mostrare, hanno una funzione di degradazione della sostanza organica. Voi pensate alle migliaia di fogliame che giungono nel letto del fiume. Queste particelle legnose che giungono al fiume vengono triturate da questi macroinvertebrati e rese disponibili come sostanze organiche agli altri riduttori che vivono nel fiume. E qui parliamo ovviamente di migliaia di tipologie di macroinvertebrati e di altri microrganismi che vivono nei fiumi. I biologi hanno imparato a valutare i vari abbinamenti, le varie classi di
le varie classi di organismi che si adattano in particolari ambienti del fiume, che noi chiamiamo nicchie ecologiche, no? E dalla loro composizione stimiamo, per esempio, la qualità delle acque. E questo è un elemento importantissimo, perché molti potrebbero pensare che la qualità delle acque si valuta con gli strumenti della chimica, no? Ma gli strumenti della chimica ci danno solo un elemento qualitativo puntuale realizzato in quel momento in cui si fa il prelievo dell'acqua. Mentre un inquinamento, per esempio, leggero ma continuo, potrebbe modificare, per esempio avvelenando una parte di questa popolazione di microrganismi, e quindi ne riduce le capacità di depurative del fiume in quell'attimo. Noi, valutando la composizione di questi popolamenti, possiamo dire che quel fiume è inquinato, anche se il leggero inquinamento non viene misurato da un'indagine chimica. Quindi anche qui la normativa italiana, europea, si sta adeguando, per esempio imponendo agli stati membri la valutazione del buono stato di qualità delle acque, proprio misurando la componente biologica presente nei fiumi. Voi capirete che un fiume che ha una componente biologica molto rada, poco complessa, diciamo, avrà sicuramente problemi di qualità. Mentre una popolazione di macroinvertebrati e di altri microrganismi complessa e strutturata sarà un bel segno, per esempio, di qualità delle acque. Nell'articolo che vi ho citato, che potete scorrere più avanti, si riporta anche una delle prime pubblicazioni fatte dal CISBA negli anni 90, che riferisce di come già negli anni precedenti, negli paesi del nord, c'è stata questa rivoluzione di approccio ambientale alla gestione dei fiumi. Perché sia in Germania, in Svezia, dove l'idraulica ingegneristica era considerata l'elemento di sicurezza contro le alluvioni, si resero conto che l'omogeneizzazione del fiume, vista come allora dall'ingegnere, creava grossi problemi di qualità delle acque. E quindi iniziarono a sviluppare una serie di strumentazioni, flood restoration per dire, no? O stream restoration, per riconvertire a forme naturali impianti di fiumi che erano stati rettificati e che avevano grossi problemi di qualità. Ditemi quanto tempo ho ancora. Nell'articolo sempre che vi ho citato, voi potete poi esaminare anche altri elementi di qualità delegati al fiume, per esempio sulla flora riparia, sulle strutture per esempio, che aiutano la depurazione delle acque, come strutture, diciamo, ambienti laterali ai fiumi, come per esempio i prati umidi, le zone umide, i vari tipi di vegetazione. Queste le potete leggere con comodità. Per andare alle conclusioni, dicendo che il metodo di valutazione biologico della qualità del fiume, delle acque correnti, permette appunto, con la valutazione delle comunità di viventi che ci sono dentro il fiume,
permette di dare una valutazione della qualità delle acque nell'arco del tempo e questo dà maggiori garanzie all'utenza della qualità dell'acqua. Io mi limiterei a questi piccoli suggerimenti, a questa piccola prospettiva come pillola di ambiente e poi risponderò alle domande che qualcuno vorrà farmi. Grazie. Grazie Pino. Beh, mi sembra che il piano di bacino preveda sempre più l'incrocio tra il rischio idrogeologico e qualità dell'acqua, per cui nella prospettiva, diciamo, di ricerca, di indagine e di controllo e miglioramento di qualità delle acque e rischio idrogeologico sono sempre più incrociate in questo meccanismo, per cui il contratto di fiume da questo punto di vista ha una grandissima utilità Certo. perché permette la condivisione di un intero territorio rispetto a problematiche vaste. E in effetti noi abbiamo un corso d'acqua, il maggior corso d'acqua che è il Brenta, che ha delle caratteristiche molto diverse da monte a valle. Quindi abbiamo l'Alto Brenta, il Medio Brenta, il Basso Brenta, addirittura il Basso Brenta che è un fiume completamente artificiale, completamente sopra terra, quindi con delle arginature altissime, quindi da Vigo Novo, il cosiddetto Brenta di Cunetta, che è stato scavato a metà dell'Ottocento, ha addirittura delle arginature che sono rare da vedere nel resto d'Italia, perché arrivano a 11-12 metri, per cui veramente una montagna. E da questo punto di vista abbiamo un corso d'acqua totalmente artificiali, quindi con le caratteristiche che non sono quelle di naturalità. E quindi la parte ingegneristica sostiene che questo tratto del Brenta, essendo del tutto artificiale, richiede probabilmente una cura, una manutenzione diversa da quella di un corso d'acqua naturale. Fermo restando che la salvaguardia naturale flora-fauna è certamente importante. Non c'è dubbio che su tutti i corsi d'acqua anche il mantenimento di una certa vegetazione ha la sua importanza anche dal punto di vista del rischio idrogeologico. Questo è perlomeno quello che noi abbiamo, quel poco che abbiamo appreso come non esperti, però persone che si sono appassionate assieme a voi, insomma, alla materia. Più che una domanda, è una considerazione di carattere generale, non so se trova d'accordo, insomma. Sì, alle parole che abbiamo detto, ovviamente bisogna poi aggiungere anche la storia, di cui io non me ne occupo, ma è un elemento che viventi in questo territorio dobbiamo tener conto. Quindi il Brenta ha avuto queste grandi manomissioni che sono grandi opere idrauliche. E quindi bisogna mettere nel conto di un contratto di fiume anche gli aspetti storico-architettonici che devono essere in qualche maniera tutelati, ma no, non è detto che bisogna abbattere un argine, ovviamente. Però all'interno dello spazio fra le arginature, come vedete nella dispensetta, si possono creare tante cose, no? Nel progetto, per esempio, di rinaturalizzazione del Marzenego, no? Anche il Marzenego è stata un'opera idraulica della Serenissima, finita nel 1519, ed era una semplice rettifica di un corso fluviale, no? Come il Brenta. Però adesso il progetto prevede che nello spazio comunque che c'è dietro, bisogna difendere per esempio i canneti, che sono un elemento di grande efficienza fitodepurativa, no? Bisogna creare un percorso di magra all'interno che abbia una certa sinuosità per favorire la diversificazione, anche una microdiversificazione dell'ambiente fluviale. Perché la parola
la parola chiave di queste, che è anche quella che consente l'incontro fra l'idraulica ingegneristica e l'idrobiologia, è la diversificazione. Cioè all'interno di un anche arginatura costruita in ambito storico si possono creare delle micro diversificazioni per aumentare la variabilità delle componenti vitali, che sono quelli che depurano poi l'acqua. Non per niente il piano direttore della Laguna di Venezia, su cui sono state fatte tante, anche tante opere di fognatura, ma anche di interventi sui fiumi, ha come obiettivo appunto la diversificazione dei fiumi, delle morfologie fluviali, proprio per aumentare l'autodepurazione dei fiumi. Permettetemi di intervenire, ecco, per fare una piccola considerazione, una domanda anch'io a Pino Sartori, per sottolineare che naturalmente diciamo magari delle cose anche per chi assiste, ecco, che magari possono sembrare magari anche eccessivamente semplici, cioè non specialistica, però diciamo, evolutamente stiamo cercando di adottare anche come dire, anche un linguaggio che sia accessibile a tutti. Tuttavia, ecco, mi permetto, ecco, di sottolineare anche le suggestioni, ecco, quante suggestioni, ecco, promanano anche dalle parole di Pino Sartori, quando parla appunto, no, di queste diadi, adesso non riesco a nominare Norberto Bobbio, ecco, però, queste diadi, da una parte, no, mettiamo delle parole chiave come omologazione, come banalizzazione, come semplificazione, che spesso dice Pino Sartori, attribuisce sempre all'attitudine degli ingegneri. Io, tra l'altro, purtroppo sono fra i più, come dire, bistrattati questa sera, perché sono addirittura, potremmo dire, un ingegnere al quadrato. Ecco, quindi, e dall'altra parte, invece, naturalmente, nell'alta categoria, ecco, nell'alta classe di categoria, parliamo, no, di diversificazione, di complessità, ecco, no, diciamo di ricchezza, di complessità. Ecco, il tema della complessità è di grandissima ispirazione. Ecco, noi dovremmo dedicare una puntata proprio a questo tema qui. Magari uno fra i più esperti è Enrico Cerni, che saluto, che magari forse ci segue stasera, che è uno dei maggiori esperti, diciamo così, del tema della complessità, che magari potremmo anche invitare una sera a parlarci di questo. Ma è per dire, insomma, quanto sia importante nella gestione di un ecosistema complesso come il fiume, naturalmente per poter garantire anche la funzionalità ecologica di questo ecosistema, garantire proprio l'elemento della diversità, ecco, esaltarlo, magnificarlo. Ecco, allora, per andare nel concreto, una domanda veloce, ecco, ma noi attraverso questi processi di contatto di fiumi, che dovrebbero essere anche uno strumento di esaltazione della diversità e della complessità, che valorizza anche i saperi diffusi che ci sono nel territorio, ecco, come altro elemento di complessità, diciamo così, si conclude il processo partecipativo, anzi non è che si conclude in realtà, ma si conclude con il programma d'azione, cioè con un carnì, come dire, un paniere, ecco, diciamo così, ecco, di azioni concrete per migliorare le componenti ambientali del fiume, del territorio. Nel contratto di fiume Marzero siamo riusciti, ecco, a sottoscrivere un accordo quadro di programmazione negoziata, un piano d'azione. Pino Sartori e anch'io abbiamo partecipato a tutto il processo, ma Pino è anche rappresentante dell'associazione La Salsola. Qual è l'azione che ha proposto La Salsola per migliorare le componenti ambientali del fiume Marzenego, che speriamo venga riattivato e venga portato in esecuzione il piano d'azione? Allora, premettendo che la Salsola è un'associazione di diportisti tradizionali, persone che hanno necessità di ospitare la barca nell'alveo,
per poi raggiungere la laguna. Ecco, siamo circa 250 persone, tutte quante con la barchetta, la piccola barchetta tradizionale, no? E quindi, ecco, purtroppo non esiste, fino adesso, né un regolamento né un'indicazione di massima per fare ospitare queste barche in maniera sostenibile, ovviamente per non pesare sulla qualità delle acque del fiume, no? E qui in maniera appunto più appropriata possibile, no? Non c'è un regolamento, non c'è un'indicazione, per esempio, dei comuni rivieraschi su queste cose. Allora, il nostro contributo come associazione, visto che da 30 anni operiamo in questo settore, perché aiutiamo il consorzio di bonifica che lo fa per conto della regione, poi fra l'altro, a fare le concessioni d'acqua, no? Noi chiediamo delle concessioni collettive in maniera da fare delle opere di stazionamento che siano decorose, che non impattino sul paesaggio, che non impattino sull'ambiente, che non creano anche un disturbo visivo del contesto, no? Per esempio, noi non usiamo i pali di ferro, pali di cemento, cose di questo genere, usiamo tutte palificazioni in legno, no? Che sono rinnovabili ogni certo. E quindi ci siamo riproposti all'interno del contratto di creare una buona pratica per realizzare gli approdi delle imbarcazioni e gestirli in maniera sostenibile. E questo stiamo facendo, insomma. Ovviamente poi ci occupiamo anche di altre cose, per esempio abbiamo ripulito gli argini, ma sono cose che si fanno, che tante altre associazioni abbiamo promosso insieme ad altre associazioni, iniziative per esempio di asporto dei rifiuti che vengono abbandonati lungo gli argini oppure in laguna, sono cose che ormai la sensibilità di molti gruppi è attenta, a cui è attenta. Però, insomma, questa buona pratica è il nostro impegno rispetto al contratto di fiume. E ovviamente l'obiettivo è quello che sia estesa a tutti i siti dove si ospitano delle imbarcazioni. Ho finito. Beh, interessante. Diciamo che questa seconda serata in qualche maniera integra la prima e le prossime saranno un'altra fetta di questa nostra discussione che avremo assieme. Per cui grazie della presenza, Pino, per questa presenza interessante. E avremo modo certamente di condividere altre iniziative e collaborazioni, perché questo è l'intento anche delle serate, quindi unire esperienze, metterle assieme e fare squadra per un contratto di fiume complessivo del Veneto, perché questo certamente un fiume non è a sé stante, ma fa parte integrante di un territorio vasto. Insomma. Posso un'ultima cosa, per le persone che ci hanno raggiunto solo adesso, copio nella chat, qui l'indirizzo dell'articolo che ho cercato di illustrare, insomma, e che la gente può copiarsi e andarselo a vedere. Grazie a tutti della vostra ospitalità e buon Benissimo. lavoro. Grazie, grazie Pino. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, sì, grazie. Beh, ringrazio tantissimo Pino Sartori, che è il nostro ispiratore, il mio ispiratore. Io, ecco, ho, come dire, una cosmogonia di maestri. Ecco, una cosmogonia di maestri. Tra questi c'è il professor Dalpaos, che ospiteremo prossimamente, il professor Massimo Bastiani, che abbiamo ospitato, e questa sera Pino Sartori, il professor Luca Palmeri, insomma, tante persone naturalmente a cui mi ispiro,
anche volevo dire una cosmogonia popolata, e sono contento che naturalmente riusciamo a dare loro, ecco, attraverso anche questi piccole pillole d'ambiente, ma dare l'opportunità anche di mostrare un impegno che si è distribuito in un'intera esistenza, perché Pino è da tantissimo tempo che dedica le sue proprie attenzioni ai fiumi, al territorio, all'ambiente, e è importante naturalmente ogni tanto, ecco, fare un piccolo bilancio anche questa sera, insomma, di dire, insomma, abbiamo fatto, ecco, queste piccole battaglie, ma che naturalmente impreziosiscono, ecco, la nostra esistenza, diamo un contributo per migliorare effettivamente l'ambiente e il territorio. Quindi settimana scorsa abbiamo ospitato il professor Massimo Bastiani, questa sera Pino Sartori, poi più avanti ci sarà appunto anche il professor Dal Paos, e ricordiamo appunto che nella prossima puntata, quindi appunto pillola numero 3, ma lo direi meglio tu, ci sarà anche Gigi Lazzaro, che è il presidente di Lega Ambiente Veneto. Io concludo qui, ecco, il mio intervento. Voglio dire che la scorsa settimana la puntata con il professor Bastiani è stata vista solo in Facebook da 2000 persone, quindi già un piccolo, diciamo così, ecco, un piccolo obiettivo che abbiamo raggiunto solo in Facebook. Poi naturalmente ricordiamo che pillole d'ambiente sono visibili sulla web TV di Radio Saiuz, che si chiama www.radiosaiuz.it, la web TV, ecco, che ci dedica a un canale, e ringraziamo per questo Rosario Moreno, e che quindi è visibile in tutte le pagine Facebook dei contratti di fiume di Brenta Sicuro in Facebook, nel canale YouTube di Brenta Sicuro. Insomma, abbiamo cercato naturalmente, ecco, di rendere più visibile possibile questi messaggi che sono importanti, che valorizzano naturalmente anche il contributo che ciascuno di noi può dare per migliorare il fiume e il territorio e per contrastare gli effetti della crisi climatica e della biodiversità. Tutti noi siamo indispensabili, ciascuno di noi è indispensabile, ed è importante che tutti insieme facciamo un passo in avanti, tutti insieme, per migliorare le componenti ambientali dei fiumi. Ecco, io concludo con questo e lascio la parola a Mario Zamboni, che ringrazio con Brenta Sicuro di averci dato questa possibilità, di aver organizzato insieme a noi con Rosario Moreno, ecco, questi bei momenti, ecco, di confronto. Grazie Alessandro, un nuovo ringraziamento al nostro ospite, Pino Sartori, vicepresidente Associazione La Salsola. Giovedì prossimo, come dicevi, abbiamo Gigi Lazzaro, giovedì 28, sempre alle ore 21, con il tema mobilità sostenibile ed alternativa dopo questa crisi del coronavirus. Il giorno 4 di giugno abbiamo già fissato un incontro col professor Giampiero Dalla Zuanna, docente universitario di demografia, con delle interessanti riflessioni sull'uomo e l'ambiente. Il giorno 11 siamo con l'architetto Antonio Draghi, che è un noto storico della Riviera del Brenta, con delle riflessioni sull'ambiente proprio della Riviera, appunto. E seguiranno con molti altri ospiti, tra i quali ho citato dottor Dal Paos, professor Dal Paos, e tantissimi altri, con anche degli abbinamenti, degli accostamenti arditi, che però possono diventare interessanti. Per esempio, uno è quello dell'ambiente e la musica e i fiumi. Troveremo degli agganci molto interessanti. Quindi ai nostri ascoltatori, a tutte le persone, diciamo, vediamoci ogni giovedì sera alle 21 con delle interessanti opportunità, delle interessanti esposizioni e idee che ci arricchiscono in qualche maniera. Grazie e a giovedì prossimo. Poison weaver.